Hello guys e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto la tier list dei deck migliori dopo la banlist di settembre. Iniziamo subito con Centurion. Centurion perde il Calamity e secondo me è una bella botta. Non vale secondo me la pena giocare un deck del genere, nonostante abbia tutti questi non NG slot, per fare poi solo un Omni Negate più varie Entrap. Non ne vale la pena. Vedremo se cambierà qualcosa con l'uscita di Rota e con il nuovo Synchro, però per il momento non lo giocherei. Chimera Fizmit, secondo me vale la pena. Vale la pena, è uno probabilmente dei deck più promettenti, perché hai perso Beatrice, però soprattutto non c'è più Apollusa. Beatrice non ti importa di non farla più, Lacrima pure ne puoi fare a meno, puoi fare altre cose con le robe Fizmit, visto che comunque hai delle fusioni, tra l'altro con Rota pure le cose miglioreranno, però adesso parliamo pre-Rota. La cosa importante è che finalmente, adesso che non c'è più Apollusa, puoi iniziare a rompere le board con la tua engine. Non ti serve più tutto quel non engine che magari altri deck avevano più a disposizione. Puoi finalmente utilizzare la chimera, questa roba qui. Non lo so, mi sembra interessante, mi sembra tanto forte. Tra l'altro sei uno dei pochi deck che può tirar fuori Floodgate, adesso che nessuno ha Beatrice, però tu hai comunque una fusione che ti manda da deck al cimitero la statua e poi la reborn nel turno dell'avversario, locchi l'avversario in solo dark, oppure puoi fare altre cose perché puoi tirar fuori la Wagyu, questa roba qui, la Wang, queste robe qui, quindi molto molto forte, molto interessante, secondo me vale la pena giocarlo. Dragon Link, secondo me, sale di value. Adesso Nibiru sarà una carta un po' polarizzante in questo meta. E è un deck che si agizza stra bene con questa HT, che non la soffre perché fa le sfere, e se gli fai Nibiru è peggio che non farglielo. Puoi giocare i Beastel, che secondo me avranno molta value in questo formato e hanno value sia come interruzione che come engine in questo deck, quindi secondo me almeno uno slot in buoni se lo merita. Drytron, anche col ritorno di Eva, secondo me non vale la pena giocarlo. Tra l'altro secondo me i Beastel saranno buoni, quindi non gliela fai. Fire King Snake Eye, probabilmente la versione migliore di Snake Eye, dei Fire Deck in generale. Hai comunque il tuo Negate, tra l'altro il fatto che non ci sia più Apollusa è più un vantaggio che uno svantaggio per te, perché hai un engine che ti permette di rompere le board molto facilmente. Secondo me ci sposteremmo verso un format con poche Entrap, magari Ash, Nibiru in perma, e con un bel po' di, più che altro, di board breaker, perché molti deck con tanto gas, secondo me, con tanto con engine forte, si affacceranno a questo meta grazie al ban di Apollusa, e secondo me Fire King Snake Eye può performare stra bene, fa delle board quasi ribaltabili e soprattutto compensa il grand game indebolito dell'engine Snake Eye, con appunto Poplar e Snake Eye Ash 1, con invece l'engine Fire King che continua a tirar fuori questi body, che rende molto facile outgrindare l'avversario. Flanderiz, Shifter Deck, perdi due Prosp, vai in Rogue. Secondo me hai perso troppa consistenza e le tue board sono davvero facili da rompere, però li puoi rubare le partite con carte stupide come la trappoletta e l'RP, e puoi fare queste cose, però è difficile che tu le veda senza la Prosp. Lo stesso vale un pochino per Kashtira, anche lui può rubare partite a caso con spaccatura dimensionale, e inizia a bannare tutta la roba con i Kashtira, però non ne vale la pena secondo me giocarlo. Gimme Puppet, abbiamo preso decisamente degli schiaffi interessanti. Possiamo ancora fare FDK? Sì, ma ci serve due car combo o la terreno, e tra l'altro siamo molto molto più vulnerabili alle Entrap, quindi mettiamolo tra i rogue comunque, però soffre. Ice Barrier, non penso ci sia un motivo valido per giocare questo deck, un po' troppo debole. Labyrinth, si agizza stra bene contro Nibiru, non lo soffre, puoi fare delle cose interessanti pure con i Fizmit. Secondo me, io lo metterei almeno in buono. L'unica cosa che mi preoccupa di Labyrinth è la presenza appunto di deck come Fire King nel meta che lo outgrindano, e quindi magari può soffrire questa roba qui. Però secondo me è almeno un buon deck. Poi probabilmente quando uscirà nuova Mulcharmy, che è un'altra carta che non soffre con questo deck, probabilmente migliorerà ancora di più. Melodius lo mettiamo comunque tra i deck buoni. Non hai perso niente, non so se Eva si è
andrà a giocare. Però comunque c'hai una delle entrap più forti del formato, puoi giocare robe interessanti, sono intargettabili, mostri tuoi, sei contento, dai, Melodius, secondo me qualcosa può combinare. Memento, mettiamolo tra i deck top contender. C'hai una Pollusa praticamente nel tuo deck, sotto forma della trappola. Puoi giocare attorno a Nib? Sì, con le mani giuste, sì. Puoi giocare senza problemi i Fismith e avere value grazie alla fusione, quella lì che manda al cimitero demone. Quindi questi, tutti questi deck che possono utilizzare l'engine Fismith per fare, che usavano l'engine Fismith non per fare come fusione lacrima, ma per fare l'altra fusione, l'aereo, adesso non mi ricordo come si chiama, che manda demone dal deck al cimitero, hanno guadagnato molto questa ballista. Memento uno di questi deck molto 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 pericoloso. Pendulum deck, in questo caso mettiamoci il Magi Specter, per esempio. Lo metto in rogue, cioè se ti risolve il link 2 sei un fico. Non è che le due Kirin in più te svoltano la vita. Ti serve che quel link 2 risolva e fai un sacco di cose. Non lo fai, prendi schiaffi, riesci a rompere le ward. Quindi mettiamolo 3 rogue, perché comunque cose stupidine ne puoi fare. Plant link, adesso che ci sono meno FTK in giro, grazie al ban appunto di Beatrice, io lo metterei tra i deck pericolosi. Puoi permetterti di giocare questi deck a 50 carte senza problemi. E fa un endboard che spaventa parecchio, quindi mettiamolo qui, mettiamolo qui. Purrely, secondo me, non lo so, non lo giocherei personalmente al momento. Anche perché penso che una certa tipologia di deck che fa male a Purrely diventerà più presente il meta. Sarà più performante in questo format. Rescue Ace lo metto tra i rogue, non perché a power level forse anche un pochino più alto i rogue, però non penso convenga ancora giocare Rescue Ace in questo momento. Tra l'altro con Lit a Lacrima, Idrante non è più, più che a Lacrima, con Lit a Beatrice Idrante non è più one card combo, quindi soffri un po' di quella roba, c'è un pochino di questi problemi di consistenza, ce l'ha sempre avuti. Per il momento lo metto in rogue, potrebbe essere anche un pochino più forte, però vediamo. Soprattutto se entriamo in un meta di Boardbreaker, uno spolverino che ti pulisce tutta la board non è il massimo. Voiceless Voice, non hai perso nulla. Nibiru meta, dove lo mettiamo? Lo metto in rogue. E voi direte, ma perché The Game? Perché il rogue Voiceless? Perché sono convinto che il meta verrà preso, verrà inondato da deck full gas. E se c'è una cosa che Voiceless non gestisce bene, sono delle mani piene di engine dell'avversario. Hai un Omni Negate, puoi negare delle summon se hai anche il Sauravis, che è tanto forte, eccetera, però quando ti arrivano contro dei deck full gas, ti fanno davvero, davvero malissimo. Potrebbe essere anche un pochino più alto, di sicuro diventerà molto migliore quando uscirà la nuova Mulcharmy, però per adesso secondo me fatica troppo. Ritual Beast, shifter deck, forse uno dei migliori shifter deck che c'è. Perché? Perché puoi fare appunto FTK tra virgolette con Protoss, chiamo fuoco, chiamo quello che mi pare praticamente. Quindi può essere interessante. Fatichi contro Nib? Sì, molto. Però comunque giochi shifter, c'è potenziale, mettiamolo almeno tra i deck buoni, ecco. Tempa Dragon, molti dicono vabbè, hai perso la terreno, la prosp, però sei comunque uno dei deck migliori. Ragazzi, due prosp e due terreno in meno fanno malissimo, malissimo. Cioè vuol dire che se io ti faccio Cosmic sulla terreno, tu perdi anche da Nibiru. Tu perdi da qualsiasi cosa. Posso fare Cosmic nel momento in cui tu poggi la terreno a terra e non mi devo più preoccupare della tua terreno. Hai perso un sacco di consistenza, hai perso due prospe che ti permettevano di andare a cercare il board breaker giusto o l'engine. È comunque un buon deck perché può giocare shifter. Però secondo me ha perso davvero tanto. Non vanno sottovalutati questi hit a tempa. Diventerà sicuro migliore anche lui con l'uscita della nuova Mulcharmy, perché sono tutte carte che non fanno male a deck come Tempai e che poi invece che deck come Tempai possono utilizzare, sono delle ottime power card, però per il momento più di buono non me la sento di metterlo. Passiamo a Runic Stun. Hai perso le due skill drain
che sono un hit importante, però le puoi sostituire con un mostro da Floodgate alla fine, cioè può essere sostituito da questi skill drain. Lo metto in rogue perché secondo me può rubare delle partite comunque, però secondo me il problema principale di questo deck non è tanto che ha perso skill drain, ma che le altre varianti di runic saranno più presenti in questo formato. Quindi sia runic mischiato, adesso ci ho messo Furare, ma può essere un'altra engine mischiata con runic, che è runic White Woods. Tutti questi deck con runic secondo me saranno molto molto più forti, e quindi la gente rispetterà molto più questi deck, mettendo magari Cosmic, se non di main, di side. Comunque Cosmic è una carta molto forte anche contro Farkix Negai. Quindi queste carte fanno molto male a Runic Stun, e se Runic Stun, se si è preparati a Runic Stun, post side praticamente non perdi quasi mai Runic Stun. Quindi secondo me un deck del genere non ce la fa. Questi qui invece guadagnano molto da questa banlist. Perché? Perché sono, siamo pieni di 1x nel formato. Farking quanti 1x gioca? Tutti i deck Snake Eye quanti 1x giocano? Anche Fismith gioca tantissimi 1x, e soprattutto tanti deck, tutti quei deck che giocavano Fismith, tutti i deck che giocavano Snake Eye, hanno perso un sacco di grind game, e quindi puoi riuscire a outgrindarli molto più facilmente adesso con la roba runic. Oltretutto non rischi più di perdere al tempo come prima dal Barney Lacrima, che ti faceva 1200, anzi al tempo al momento ci vinci, perché c'hai appunto il Moonin che ti fa guadagnare 1000 life points in end phase. Quindi un grosso, secondo me, balzo di qualità che hanno fatto i vari deck runic che faranno. Quindi vedremo appunto come performeranno, vediamo se questa prediction si avvera. Salamagna non lo giocherei personalmente, non fa abbastanza. Anche questo c'ha lo stesso problema di Voiceless. Ti becchi contro un deck full gas, non gliela fai a reggere, non gliela fai. Snake Eye Fismith, perdi appunto un Poplar e due Snake Eye Ash. Non perdi il Flamberga. Secondo me è comunque un buon deck in questo formato. Diventerai sicuro migliore appunto con l'uscita di Roda, quando usciranno gli Azzamina, che si aggeggiano molto bene con questa roba qui. Però se non ti becchi troppe interruzioni, puoi fare quasi le stesse cose prima. Puoi comunque avere accesso a Cesa per proteggerti a Nibiru, puoi usare Terreno per proteggerti a Nibiru. Il problema è che sei pieno di 1x, che se vengono ittati a questa roba stupida fa male. Tra l'altro anche Kashtir in realtà ti può ittare questi 1x con Rysart. Non so se metterlo un pochino più alto, Kash, però non me la sento metterlo tra i pericolosi. Però in effetti se titta questi 1x fa un pochino paura. Comunque, ritornando a Snake Eye Fismith, è un deck che comunque merita rispetto. Hai perso cose, sì, però sei comunque un deck forte. Devi sostituire purtroppo questi Ash e questo Poplar con Oak, Birch, questa roba qui, per avere un follow-up un pochino più solido, però c'ha ancora il suo spazio nel format. Hai perso gli starter, che erano appunto i Fismith, perché non hai più Beatrice, quindi magari devi giocare a meno carte, devi ritornare sulle 40 carte, e c'è meno spazio anche per il non-engine, quindi. Però è comunque un deck a rispettare. Sprite lo metto almeno in rogue, perché non perdi a Nib con questo deck. Fai delle robe interessanti, puoi fare Totally, puoi fare, se giochi Melfi appunto, l'Araldino della Luce d'Arco, che è un ottimo floodgate contro i deck full gas. Quindi c'è della roba, almeno il rogue lo metterei. Passiamo adesso ai deck full gas di cui stavo parlando. Qui ci mettiamo Infernoid e Tiar, ma sono in realtà tutti i pile deck a 60 carte con grass. A me fanno davvero davvero paura, ragazzi. Adesso che non c'è più Apollusa, puoi fare e che c'è grass, puoi fare delle vere porcate. Cioè, se ti partono con grass a 60 carte, che è improbabile, dici, andando primo, e ci sta, è un macello. Ma anche se non parti con grass, ma giochi tutte queste engine che possono essere i Fismith, puoi giocarci gli Horus, i Fedeli, cioè ci sono tante di queste engine che si basano sugli effetti dei mostri, che adesso sono molto più difficili da fermare se non c'è più Apollusa in giro. Perdi, per carità, nel caso di Arbeatrice, però secondo me guadagni a livello di cosa ti becchi contro. Riesci, secondo me, a rompere le board molto più facilmente, non ti servono più tutte queste entrap per andare a fermare gli FTK che si facevano con Beatrice e gli avversari, e quindi puoi permetterti di giocartela di più su board già stabilite, senza Apollusa.
Quindi secondo me molto molto pericolosi. Poi con in second con Trust e Grass un po' c'è paura a attivare gli effetti mostri contro questi deck, quindi occhio a questa roba qui. Unchained Fizmit non l'ho visto troppo all'opera. L'ho visto qualche combo eccetera, devo ancora vedere post ban e fa, ma è un altro di questi deck che non soffre più di tanto la perdita di lacrima, perché tanto andavi a fare quell'altra fusione che manda il demone al cimitero. Quindi secondo me è un deck solido, tra i deck buoni. Magical Musketeer lo metto pericoloso, potrebbe essere anche più alto. Ho visto tra l'altro delle versioni mischiate con Unchained stra interessanti. Hai un buon matchup contro Runic, con V-Rains fai delle robe con che ti vai a tutorare i pezzi, cioè in pratica risolvi max al 100% con V-Rains. Quindi forse andrebbe anche tra i deck buoni. Non l'ho esplorato più tanto, quindi non ho visto che cosa può fare senza quanto soffre la mancanza di lacrime, eccetera. Lo metto tra i deck buoni sulla fiducia. Tra l'altro dovrebbe essere stra interessante da giocare. Vanquish Soul, anche se è uno shifter deck, secondo me non gliela fai. Deck full gas ti rompono, ti distruggono proprio. Branded. A uno la Branded Fusion. Un hit importante? No. Un hit quasi irrilevante. Il fatto che non c'è più Apollusa ti permette di giocare senza problemi a 60 carte. Il fatto che, anche qui, che non soffri questi FTK e ti facevano gli altri deck, ti fa giocare a 60 carte senza problemi. Giochi 3 Albion, giocherai 3 Tragedy, Grass, 3 Fashion, tutta questa roba qui. E secondo me stai messo molto meglio rispetto a prima. È un engine che ti permette di rompere le board strafacilmente. L'unica cosa che può soffrire Branded è se inizia a diventare popolare Mari DD Grow. E quindi potresti beccarti il DD Grow quando cerchi di riaddartela da cimitero con Tragedy, con la counter. Quindi magari se inizia a entrare DD Grow nel format potresti soffrire con Branded, però a parte quello secondo me ha guadagnato molto da questa ballist. E è un altro nobel in realtà che puoi bannare con i Runic. Non so se lo metto tra i top contender, dipende da quando è popolare Runic, perché Runic che ti inizia a bandire le carte, certo che è rischioso bandire carta brand perché comunque sinergizzano le bandite. Mari inizia a giocare 3 di kit, quella che ti aggiunge e metti sotto, perché aggiunge anche le bandite, quindi risolvi questo problema. Mettiamo tra i top contender, molto pericoloso brand. E Yubel, hai perso queste due opening, nessuna sorpresa però se lo mettiamo top tier. Qui l'ordine dei vari deck non è in ordine di power level, sono solo di tier, quindi Tempai Mari sta allo stesso livello di Ritual Beast e Melodius, però in questo caso Yubel è più forte secondo me di Fire King Snake Eye. Non penso sia talmente tanto più forte da meritarsi un tier a parte, ok? Però è uno di quei deck in questo formato che non soffre, a parte Shifter, praticamente nulla. Può giocare attorno a Droll, a Nibiru, può giocare attorno anche alla Purulia, perché c'è alcune mani con cui puoi non fare quasi summon dalla mano. Il fatto che hai perso Lacrima non te ne frega assolutamente niente, anzi ti sei liberato gli slot extra deck, perché tanto facevi quasi sempre quell'altra fusione. Una roba un pochino antipatica forse è che diventa un pochino più difficile fare il desirai adesso che hai perso quella roba lì, che hai perso lacrima. Però a parte quello te ne frega più di tanto, perché tanto c'avevi c'hai come Omni Negate il Varudras, quindi c'hai Omni Negate, c'hai due Negate mostro in un format in cui i Negate mostro iniziano a scarseggiare, puoi fare tante cose, più anche Rage, tanta roba. Yubel secondo me il deck l'indiscusso top tier di questo formato. E niente ragazzi, questo è quanto. Fatemi sapere se siete d'accordo o meno con questa mia tier list, se non ho messo alcuni deck che andavano inseriti perché quel deck è davvero davvero forte. Mi raccomando, se non l'avete già fatto, preordinate il vostro case di Tin in lingua italiano o inglese come preferite, utilizzando il mio link in descrizione, così supportate il canale e utilizzate anche il codice sconto 25 per il 5% di sconto. E mettete like, iscrivetevi, commentate e ci vediamo al prossimo video. Bye bye guys. Thank you.